Se avete difficoltà a trovare tutti gli oggetti in una zona, oppure non volete spendere troppo tempo e perlustrare ogni angolo, c'è un trucco che vi permette di trovarli con molta facilità. In realtà ce ne sono due. Non tutti lo sanno, ma nel menu di The Last of Us Parte 2 sono nascoste due opzioni che ci aiutano un sacco. Ciao a tutti, io sono Sasha e Basta, e in questo video vi mostrerò come sbloccare questi tipi di radar, come usarli e perché sono così utili. Lasciate un mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Prima di cominciare, vorrei avvisarvi che usare questo metodo può rovinare l'immersione, quindi vi consiglio di usarlo al secondo playthrough oppure dopo aver liberato la zona dai nemici. Allora, il primo aiuto che possiamo trovare nelle opzioni di The Last of Us 2 è questa modalità che ci permette di vedere tutte le risorse che possiamo raccogliere e gli oggetti con cui possiamo interagire. In pratica, questa modalità semplifica la geometria del mondo di gioco ed elimina le texture, ma allo stesso tempo evidenzia le risorse che ci servono con il colore giallo. Il risultato è molto simile a quello che vediamo in Batman Arkham, ma un po' più potente. La cosa comoda è che è possibile attivarla e disattivarla semplicemente trascinando il dito verso sinistra sul touchpad del controller, così possiamo usarlo durante la ricerca delle risorse e spegnerla quando non ci serve. Per attivare questa modalità, premete il tasto Options, selezionate la voce Accessibilità, Ingrandimento e Assistenza Visiva, Contrasto Elevato e mettete Impostazione 1. Un difetto di questa opzione è che per vedere gli oggetti evidenziati, questi dovrebbero essere visibili in linea d'aria, e se sono nascosti, per esempio, dietro un muro, non sarà possibile individuarli. Senza parlare del fatto che, come ho detto prima, rovinerà l'immersione. Per fortuna, il secondo metodo è meno invasivo, ma allo stesso tempo più potente. Si tratta di un vero e proprio sonar che ci permette di individuare gli oggetti nelle vicinanze anche attraverso i muri e indica la loro esatta posizione. Si tratta della modalità ascolto migliorato. In pratica, quando attiviamo la modalità ascolto con il tasto R1, abbiamo la possibilità di esaminare l'ambiente alla ricerca di oggetti con il tasto cerchio, o se preferite, i nemici con il tasto quadrato. Una volta eseguita la scansione, vedrete questi cerchi che indicano la presenza di un oggetto. Inoltre, sentirete anche un'indicazione audio in prossimità degli elementi rilevati. Insomma, se preferite un aiuto meno invasivo del primo, questo è molto comodo. Per avere questa opzione, premete il tasto Options, selezionate Accessibilità, Navigazione e Movimenti e attivate la modalità Ascolto Migliorata. Da qui è possibile regolare la distanza massima della scansione e il tempo impiegato dalla scansione per raggiungere la distanza massima. Grazie a queste due modalità troverete tutti gli oggetti molto più velocemente e potete usarli insieme per la massima efficienza, oppure selezionate la più adatta al vostro stile di gioco. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi due metodi e quale di questi preferite. Spero che questo breve video vi sia stato utile. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro e condividerlo con chi ne ha bisogno. Iscrivetevi per non perdere altri trucchi o consigli per The Last of Us Parte 2 e altri giochi in arrivo, come Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077. Come sempre, grazie mille per la vostra compagnia. Qui Sasha e basta, e ciao!